Allora, buongiorno a tutti. Scusate, c'è stato un piccolo problema tecnico, però partiamo immediatamente. Mi presento la dottoressa Margherita Torti, che è una neurologa esperta in disturbi del movimento, che lavora presso l'IRCCS San Raffaele Pisana, Roma, dove si occupa appunto di ricerca clinica sul Parkinson, in particolare sui sintomi non motori del Parkinson, tra cui anche i disturbi gastrointestinali di cui ora ci parlerà. Prego, dottoressa Torti, inizia pure, prego. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti e grazie per avermi invitato a tenere questo seminario. Cominciamo, visto che si dice sempre che una buona digestione inizia dalla bocca, iniziamo a parlare di igiene orale. Vi sembrerà strano, ma è un fatto importante che la produzione di saliva nella malattia di Parkinson, al contrario di quello che si pensa, è ridotta e non aumentata. Allora, perché abbiamo questo aumento della salivazione? In realtà la saliva ristagna nella bocca, nel cavo orale, perché la deglutizione, la frequenza degli atti con cui normalmente deglutiamo è ridotta e questo appunto comporta un accumulo di saliva nel cavo orale. Accumulo che è più evidente quando il paziente è in fase off, quindi quando è bloccato. Questa continua alternanza di sensazione di bocca secca ed eccesso di saliva cosa comporta? Innanzitutto un'alterazione del pH, della bocca con proliferazione di tutti quei batteri che poi causano la carie. La sensazione di bocca asciutta porta i pazienti molte volte a fare un eccessivo consumo di bevande zuccherate o di caramelle. E questo comporta naturalmente un aumento della possibilità di avere carie, di avere gengivite e soprattutto a lungo andare la patologia gengivale porta a perdita dei denti. Non va poi scordato il fatto che tutti i sintomi della malattia di Parkinson impediscono una corretta igiene orale. Cosa dobbiamo fare quindi? Per l'aumentata salivazione possiamo far ricorso a gomme da masticare, naturalmente senza zucchero. Quello che succede è che masticando la gomma si deglutisce più frequentemente e la saliva viene ingoiata in maniera più regolare. Si può far ricorso poi a dei chiodi di garofano, quindi si possono tenere in bocca dei chiodi di garofano che non soltanto riducono la produzione di saliva, ma hanno anche un'azione antinfiammatoria e antibatterica e quindi riducono quella carica batterica della bocca che poi comporta un aumento di carie. Per tutti quei pazienti invece che hanno sensazione di bocca asciutta, ci sono dei prodotti in farmacia che possono sostituire quelli che usiamo normalmente per la nostra igiene orale e che sono disegnati opportunamente proprio per i pazienti che soffrono di secchezza del cavo orale. E qui ho messo alcune marche di quelle che trovate in farmacia che funzionano molto bene. Il consiglio poi è quello di bere molta acqua, di sorseggiarla in continuazione proprio per mantenere la bocca umida. Ricordiamo inoltre di evitare tutti quei cibi che aumentano o seccano aumentano la salivazione o seccano la bocca, quindi cibi salati, succhi di frutta, l'alcol e il caffè. Una cosa molto importante poi è chiedere al proprio neurologo di ottimizzare la terapia medica, quindi questo continuo alternarsi di bocca asciutta e salivazione, eccessiva salivazione può indicare un non ottimale controllo terapeutico. Cosa fare inoltre? Mantenere un'igiene orale accurata e praticata più volte al giorno. Quello che si consiglia ai pazienti è di fare controlli dentistici frequenti, più frequenti di quelli che avvengono normalmente nella popolazione generale, di aumentare la frequenza di questi controlli dal dentista man mano che la malattia progredisce. Il consiglio più semplice in assoluto è quello di usare uno spazzolino elettrico che fa il lavoro che la mano un po' più lenta non riesce ad eseguire.
Ora, naturalmente non voglio parlare di disfagia perché ne ha parlato molto bene la dottoressa Annese nel suo seminario. Parlerò soltanto dei disturbi della deglutizione che sono legati alle fluttuazioni motorie. Ricordiamo che così come fluttua nei nostri sintomi motori, quindi la lentezza, la rigidità e il tremore, anche i disturbi della deglutizione possono essere più evidenti quando il paziente è bloccato, quando il paziente sta per bloccarsi. Quello che succede è che tutti i movimenti della lingua e di tutti i muscoli della bocca sono molto rallentati e quindi il cibo viene procede verso l'esofago in maniera molto molto lenta. E questo è un esempio di quello che dicevo, no? Molti pazienti dicono: alla prima dose del mattino non mi fa effetto, oppure mi sblocco dopo 2 ore. Quello che può succedere è che la pasticca resta nel cavo orale. Come vedete, questo giallo è il sinemet che non si è sciolto e che è rimasto in bocca molto più di quanto avrebbe dovuto. E questo è un altro esempio, ed è un paziente che lamentava proprio un blocco la mattina, diceva che le pasticche non facevano effetto per un periodo che andava dalle 2 alle 4 ore, e come potete vedere, questa immagine mostra proprio come le compresse di Sinemet che il paziente aveva assunto rimanevano tutte a livello delle vallecole, così si dice, che è un termine tecnico, però nella parte inferiore naturalmente del cavo orale. Cosa bisogna fare? Io vedo molti pazienti che in ambulatorio prendono le compresse così, senza acqua, senza, e questa è una cosa molto sbagliata. Le compresse vanno assunte con un bel bicchiere di acqua, cosa che tra l'altro è anche utile per tutta una serie di problemi. Quando la deglutizione non è brillante, quindi quando il paziente è in off, ad esempio, quando in fase un po' più avanzata di malattia, può essere utile assumere le compresse con dell'acqua gel o della mousse di frutta o con un po' di miele. In questo modo le compresse verranno trascinate molto meglio giù per l'esofago e arriveranno prima nel sito in cui devono essere assorbite. Non bisogna mai sottovalutare il ruolo della logopedia nei disturbi della deglutizione, perché molti di questi pazienti migliorano in maniera brillante e eclatante dopo il trattamento logopedico. Ora parliamo di esofago, quindi così come è lenta la nostra muscolatura, il nostro corpo, così come è lenta anche tutta la muscolatura del cavo orale, l'esofago ha una motilità altrettanto lenta e alle volte inefficace. Significa che la propulsione, quindi la spinta che l'esofago dà al cibo per scendere, molte volte non è efficace, il cibo procede molto lentamente lungo l'esofago. Questo cosa comporta? Naturalmente delle eruttazioni frequenti, degli spasmi dolorosi anche dell'esofago e alle volte la possibilità di avere un reflusso gastroesofageo. Stessa cosa succede per lo stomaco. Lo stomaco ha nella malattia di Parkinson una ridotta motilità e tende a svuotarsi più lentamente. E questo cosa comporta? Una sensazione di gonfiore dopo pranzo, una sensazione di essere pieni molto facilmente, alle volte nausea. Nei casi più gravi, vomito, a lungo andare può comportare una perdita di peso, ma soprattutto, e lo vedremo dopo, una compromissione dell'assorbimento del Sinemet o del Madopar che voi assumete. Cosa bisogna fare quindi? Curare l'alimentazione e dopo vedremo come. Potete usare delle tisane digestive, va bene lo zenzero, l'anice, va bene la liquirizia se non avete problemi di pressione alta. Si può fare ricorso a farmaci che migliorano la motilità dello stomaco, quindi che inducono lo stomaco a contrarsi più facilmente, in maniera più efficace. Vanno bene, sempre sotto l'indicazione del vostro neurologo, il domperidone oppure un farmaco nuovo che è uscito in commercio che si chiama Procalopride, che è il Resolor, che funziona molto bene nei pazienti parkinsoniani. State attenti invece a due farmaci che sono molto amati dai gastroenterologi, ma molto meno dai neurologi, che sono il Motilex e il Levopride, che sono assolutamente controindicati nei pazienti con malattia di Parkinson. Bisogna fare un po' di attenzione agli antiacidi perché è vero che da una parte riducono quella sensazione di bruciore allo stomaco che voi avete, ma possono neutralizzare in maniera eccessiva il contenuto dello stomaco e quindi indurre un ritardato assorbimento della levodopa che voi prendete. Ora, che cos'è che causa un rallentato svuotamento gastrico?
principalmente il cibo che noi mangiamo, soprattutto quindi un pasto ricco di grassi e ricco di proteine, l'eccessiva acidità gastrica, così come abbiamo detto, e la stitichezza. Perché? Perché quando il paziente è molto stitico, l'intestino si distende in maniera eccessiva. Quando l'intestino è disteso in maniera eccessiva, lo stomaco naturalmente si svuota con una frequenza ridotta. Va ricordato, e questo l'abbiamo detto prima, cosa molto importante, che tutto quello che rallenta lo svuotamento gastrico ostacola l'assorbimento della levodopa e quindi il suo effetto clinico. Perché? Perché è così complicato che la compressa di levodopa faccia effetto? Beh, intanto perché va ricordato che la levodopa viene assorbita nel primo tratto dell'intestino, quindi ha un lungo percorso da fare prima di essere assorbita e di passare poi nel sangue. E abbiamo visto precedentemente come questo tragitto possa essere ostacolato dal fatto che sia il cavo orale, quindi tutta la muscolatura della bocca e dell'esofago, sia molto lenta. E poi naturalmente l'assorbimento dipende in maniera importantissima dal tempo di permanenza nello stomaco, quindi da quanto la compressa rimarrà nello stomaco. Che cosa succede quando la compressa arriva nello stomaco? La parete gastrica contiene gli enzimi che sono in grado di degradare, quindi di metabolizzare la levodopa. E questo che cosa comporta? Due cose. Innanzitutto che più la compressa rimane nello stomaco, più viene degradata e naturalmente meno ne passerà in circolo. Un'altra cosa è che la levodopa è attiva a livello dello stomaco, quindi una volta che viene degradata non fa altro che rilassare ancora di più la parete dello stomaco e quindi farlo svuotare con maggiore lentezza. Quindi come dobbiamo sì. Margherita, senti, uno degli ascoltatori ci fa una domanda. Ti interrompo adesso perché riguarda la prima parte di cui hai parlato dell'eccesso di salivazione. Allora, magari se volevi commentare, chiedeva se effettivamente, magari ne parli dopo, ma se con un eccesso di salivazione ci sono altre, se ci sono o terapie farmacologiche o se ha senso pensare all'infiltrazione di tossina botulinica, per esempio. Assolutamente sì, io non ho parlato oggi, non parlerò di terapie farmacologiche perché non sapevo se questa era la sede adatta, però sì, assolutamente. La cosa che si usa di più è l'atropina, che sono delle gocce che usano di solito gli oculisti per dilatare la pupilla e che possono essere messi sotto la lingua una o più volte al giorno e che naturalmente riducono la secchezza, riducono la produzione di saliva. L'altro farmaco è naturalmente la tossina botulinica, quindi l'infiltrazione di tossina botulinica nelle ghiandole salivari che viene effettuata sotto controllo ecografico solamente nei pazienti che hanno scialorrea molto molto importante, quindi un aumento della salivazione molto molto importante. Naturalmente la prima terapia è molto semplice, va impostata sotto controllo neurologico perché come tutti gli anticolinergici possono causare confusione, stitichezza. È vero che sotto la lingua l'assorbimento sistemico è scarso, ma comunque abbiamo avuto pazienti che hanno avuto complicanze anche con la somministrazione sottolinguale di questo farmaco. Quindi sempre chiedere al proprio neurologo se è il caso di effettuare questo trattamento. Va bene, grazie. Allora continua pure con il prossimo slide. Allora, come modificare la dieta? Quello che si suggerisce è di fare dei pasti piccoli più frequentemente durante la giornata, di associare cibi in maniera intelligente in modo da assicurare una maggiore digeribilità. Evitare naturalmente il cibo ad alto contenuto di grassi e di proteine, evitare cibi che causano un'eccessiva acidità gastrica. E stiamo attenti alle fibre. Quello che noi diciamo ai pazienti che soffrono di stitichezza è di aumentare l'apporto di fibre. Teniamo però presente che le fibre alle volte dilatano in maniera eccessiva l'intestino e quindi, come abbiamo detto prima, lo stomaco si svuota più lentamente. Qual è la dieta tipo? Due pasti principali e due spuntini che vanno stabiliti in base agli orari
dello schema terapeutico giornaliero del paziente. Un esempio di colazione può essere caffè o tè, fette biscottate con un filo di marmellata, a pranzo una pasta con un condimento semplice. Mi raccomando, perché quando io do la dieta al paziente, molte volte mi torna e mi dice la sua dieta non ha fatto effetto, e poi scopro che mangiano pasta e lenticchie, pasta con ragù, la matriciana, quindi insomma la pasta deve essere, va benissimo, purché abbia un condimento semplice e facilmente digeribile. Le verdure meglio cotte, assolutamente no all'insalata che è molto lenta e difficile da digerire, il pane e frutta meglio se cotta. La cena può contenere la quota proteica richiesta dalla dieta in base naturalmente alle caratteristiche della persona, quindi si possono aggiungere legumi, carne, uova, pesce, associati sempre a verdura cotta, a frutta e a pane. Io qui ho messo una lista di alimenti che naturalmente hanno difficoltà ad essere digeriti o hanno una digestione molto lenta. Prima fra tutti l'insalata, la mela, soprattutto se la mangiate cruda e con la buccia, la mozzarella, le arance, il latte intero, i pesci molto grassi come il tonno e il salmone, quindi la pasta col tonno, ad esempio, va bene la sera ma non a pranzo, le carni, quasi tutte le carni, a parte quella del coniglio, hanno dei tempi di digestione che variano dalle 3 alle 5 ore, sono molto lente e quindi andrebbero evitate a pranzo. Il prosciutto è un'altra cosa che si digerisce molto lentamente. Attenzione inoltre all'alcol, perché l'alcol ha la capacità di ritardare lo svuotamento gastrico e quindi naturalmente impedisce alla levodopa di arrivare nel sito di assorbimento. Queste sono delle vignette fatte dal professor Stocchi che io utilizzo sempre per farvi capire come cambia lo svuotamento gastrico in base alla consistenza del cibo del mangiate, e quindi è molto più rapida per i liquidi che per i solidi, e alla composizione. Come vedete qui, lo svuotamento gastrico è molto più rapido quando mangiamo carboidrati invece che grassi. Ci sono domande? Allora, senti, per il momento no, però visto che è un argomento molto caldo, ti farei io le domande che più frequentemente mi sento fare in ambulatorio, Pazienti. che sono queste. Per esempio, quanto tempo prima del pasto va presa la levodopa per evitare l'interazione? E l'altra, anche se il fatto, per esempio, delle bevande dolci, eccetera, eccetera, se questo può essere sfruttato invece per favorire il più rapido svuotamento dello stomaco ed evitare il ritardo Allora, dell'effetto. quello che io suggerisco in genere è l'acqua. L'acqua è molto gassata perché non solo facilita lo scioglimento e l'assorbimento, intanto facilita la deglutizione. Come ricordiamo, la mettiamo in bocca, questa sensazione di essere a contatto con qualcosa di frizzante stimola la deglutizione, quindi facilita la deglutizione, facilita lo scioglimento della compressa e l'assorbimento molto rapido. Pensate che nel Nord America, dove non hanno formulazioni che si sciolgono in acqua come da noi, quindi il Sirio, il Madopar dispersibile, si consiglia ai pazienti di usare delle acque molto molto frizzanti come la San Pellegrino, la Perrier, e di sciogliere le compresse di sine e mettere nell'acqua frizzante. Quindi sicuramente sì. Attenzione al succo di pompelmo, naturalmente, che non va assunto. Quindi tutto ciò che comporta una maggiore acidità, succo d'arancia, succo di pompelmo, queste cose vanno evitate. E un'altra cosa è che, qual era l'altra domanda? Ah, No, quanto quanto tempo tempo prima? prima Sì, del pasto? in realtà non c'è un tempo perché il tempo che la compressa di levodopa impiega a fare effetto è diverso non soltanto da paziente a paziente, ma è diverso da momento della giornata a momento della giornata. Quindi se noi assumiamo il Sinemet in una situazione motoria ancora buona, impiegherà molto meno tempo a fare effetto. Quindi quello che io consiglio ai pazienti è di aspettare, una volta che la compressa ha fatto effetto, potranno mangiare tranquillamente. Però dire un tempo è molto difficile, ci sono pazienti che in 20 minuti assorbono la compressa e si sbloccano, altri che impiegano tre quarti d'ora. Quindi anche qui è tutto individualizzato. Quindi questa è una cosa che il neurologo dovrà decidere con il paziente in base ai tempi
di efficacia della compressa, che naturalmente ad esempio sono molto più lenti la mattina, come abbiamo visto. Ci sono pazienti che impiegano 2 ore a sbloccarsi la mattina, ma perché? Perché la deglutizione è molto molto lenta. Ecco perché forse la mattina è meglio assumere le compresse con l'acqua gel, ad esempio, in modo che la propulsione di questa compressa, quindi la discesa verso l'esofago, lo stomaco, è più rapida. Va bene. Senti, un'altra cosa, visto che ci siamo in questo, tu giustamente hai parlato del fatto che la dieta, diciamo la componente proteica della dieta va spostata nel pasto serale, eccetera, eccetera. Allora, solo ribadire questa cosa qua, perché negli anni ci sono stati degli atteggiamenti anche un po', diciamo, eccessivamente aggressivi nel togliere tutte le proteine della dieta che No. compensa totalmente la cosa, quindi volevo solo ribadire, farti ribadire il fatto che le proteine è fondamentale che vengano assunte. Sì, innanzitutto volevo dire una cosa: tutti i pazienti che non soffrono di fluttuazioni, quindi pazienti in fase iniziale di malattia, non devono seguire nessuna dieta. La dieta verrà concordata con il neurologo quando cominceranno a comparire le fluttuazioni motorie. Quindi è assurdo che un paziente in fase iniziale gli viene tolta le proteine, perché tra l'altro uno dei problemi dei pazienti, e lo vedremo tra poco, è la perdita di peso. Quindi se cominciamo a togliere proteine già appena il paziente comincia a prendere la levodopa, naturalmente quello è un paziente destinato a perdere massa muscolare, e sappiamo quante implicazioni questa cosa ha nella prognosi di un paziente. Quindi assolutamente no, devono seguire una dieta appropriata solo i pazienti che assumono levodopa, e solo i pazienti che hanno fluttuazioni motorie. Va bene, grazie, direi che Niente. puoi continuare allora. Allora, parliamo ora dei disturbi intestinali, che vanno da un malassorbimento, e lo vedremo tra poco, ad alternarsi di coliche, quindi di dolori addominali importanti, ad alternarsi di diarrea e stitichezza. L'accumulo di feci può poi produrre una dilatazione eccessiva dell'intestino, così come abbiamo detto prima, che comporta un ritardato svuotamento gastrico e quindi un ritardato assorbimento della compressa. Mi piace ricordare che più della metà dei pazienti Parkinson anni viene operata d'urgenza all'intestino. Questo perché siamo così abituati ai pazienti che si lamentano della stitichezza che molte volte noi dottori o il medico di base sottovalutiamo i sintomi del paziente, quindi mai sottovalutare l'insorgenza improvvisa di un dolore addominale acuto o di nausea e vomito, perché potrebbero sottintendere un'occlusione intestinale o una subocclusione intestinale. Quindi va valutata con molta attenzione la tipologia dei dolori e l'insorgenza, e la tipologia di insorgenza dei dolori addominali nei pazienti con la malattia di Parkinson. Tutto quello che abbiamo visto prima, quindi tutti i disturbi che abbiamo visto prima, possono comportare una perdita di peso, e quindi è molto importante che voi pazienti impariate a riferire al medico quale dei problemi avete, in modo che il vostro neurologo possa decidere quali misure terapeutiche o meno prendere. Una cosa che mi piace ricordare è che molti pazienti hanno un'inappetenza e una nausea causata dai farmaci che noi somministriamo, e tendono però a non dirlo, a non riferirlo. Ed è una cosa molto sbagliata, perché i farmaci si possono naturalmente cambiare, risolvendo poi degli effetti collaterali che portano ad un dimagrimento eccessivo. Ora parliamo della stitichezza. La stitichezza ha due meccanismi nella malattia di Parkinson. Il primo è quello di un rallentato transito intestinale, quindi di nuovo tutto il tratto digerente è molto molto lento, quindi la peristalsi intestinale, quindi la capacità dell'intestino di constrarsi, è più lenta ed è meno efficace. L'altro meccanismo è quello di un'ostruzione funzionale. Quello che succede in pratica è che invece di rilassare le pareti quando il paziente evacua, tende a contrarli in maniera paradossa, quindi invece di avere un rilassamento e di facilitare l'evacuazione, si ha una contrazione paradossa e quindi un ostacolo funzionale, così si dice, al passaggio delle feci.
Cosa fare? Naturalmente aumentare l'apporto di acqua per le fibre, ricordiamo che vanno benissimo in tutti quei pazienti che hanno una difficoltà ad evacuare e che non vanno invece assunte nei pazienti che hanno un rallentamento della digestione, perché questo provocherebbe un peggioramento della stitichezza, un aumento dell'attività fisica. Parlare col proprio neurologo, ci sono dei farmaci che noi usiamo nella malattia di Parkinson, come ad esempio gli anticolinergici, ma anche alcuni antidepressivi, che ritardano e rallentano ancora di più il transito intestinale e quindi causano stitichezza. Tra questi ricordiamo anche gli antidolorifici, che sono molto spesso usati dai nostri pazienti. Bisogna invitare il paziente ad assicurarsi che evacui almeno 2 volte a settimana, proprio per evitare quelle complicanze che abbiamo detto prima. Qui metto alcuni dei farmaci che funzionano bene nei pazienti parkinsoniani, o quantomeno che gli studi clinici hanno dimostrato essere efficaci nella stitichezza del paziente parkinsoniano, che sono il Macrogol, alcuni nomi sono il Molaxole, il Selg, il Movicol, lo Psyllium, quindi il Metamucil, ad esempio, e i due farmaci che abbiamo detto prima sono usciti da poco in commercio, che sono il Resolor, quindi che ha proprietà procinetiche, quindi che migliora la motilità sia dello stomaco che dell'intestino, e la linaclotide, che è il Constella, che è un farmaco approvato relativamente recentemente per la stitichezza e che funziona molto bene nei pazienti parkinsoniani. Margherita, ti chiedo una cosa più tecnica, ossia se chi può prescriverla la prucaloride, se il neurologo o se bisogna mandare dal gastroenterologo. Io l'ho prescritta e non ho avuto problemi. Prescrivo entrambi senza problemi, i pazienti l'assumono. Il gastroenterologo può fare il piano terapeutico e quindi il paziente può assumerla senza, può comprarla senza dover pagare, questo sì, mentre noi neurologi non possiamo fare il piano terapeutico. Ho capito. Quindi se si lavora insieme ad un gastroenterologo è molto più semplice perché si consiglia di prescrivere questi farmaci al paziente e il paziente li pagherà in maniera ridotta. Sono farmaci abbastanza costosi, devo dire, anche perché sono usciti da poco e quindi sono intorno ai 60 euro a scatolina, quindi sono abbastanza costosi. L'ultima cosa che volevo dirgli, quindi per tutti quei pazienti che hanno difficoltà ad evacuare, in cui quindi la stitichezza è dovuta non a un ritardo, una lenta peristalsi, ma a questa contrazione paradossa dei muscoli del perineo, così si dice, quindi del piano perineale, quello che si può fare è assicurarsi di evacuare quando si è in onna. Quindi o assumere poco prima di andare al bagno delle compresse di levodopa a pronto rilascio, quindi o il Sirio o il Madopar dispersibile, aspettare che facciano effetto e poi andare al bagno. Alle volte si può usare della pomorfina sottocute che sblocca il paziente rapidamente e gli consente quindi di andare al bagno più velocemente. Ci sono poi degli esercizi che possono essere fatti per migliorare e per imparare a rilassare il piano muscolare. E un altro consiglio, quello che si dà, di evacuare in questa posizione, cioè di evacuare in acquattati, così si dice. In questo modo si raddrizza in pratica l'angolo anorettale, permettendo un deflusso delle feci molto più semplice. E io ho terminato. Va bene, grazie. Molto chiaro, diciamo, didattico. Allora, ho qui ancora qualche domanda. Per esempio, Alessandro ci chiede se la creatina può essere utile per diminuire la riduzione della massa muscolare, o immagino anche per il dimagramento, perdita di peso, ruolo degli integratori, diciamo, più. Assolutamente sì, però ricordatevi che molti integratori contengono degli amminoacidi che vanno a interferire con l'assimilazione della levodopa. Quindi quello che io suggerisco è avere una dieta equilibrata, quindi non usare integratori, ma assicurarsi di assumere giornalmente la quota proteica dovuta per età, peso e corporatura.
Benissimo. Allora, adesso sto vedendo un'altra, ecco qua, per esempio sulla procalopride, di nuovo, adesso c'è un'altra domanda su quante pillole per scatolina. Vabbè, adesso questo dipenderà anche. Non lo so, penso 28 come al solito, ma non lo so. Va benissimo. Allora, al momento non ci sono domande, però a me veniva in mente, per esempio, un'altra cosa che frequentemente capita è che i pazienti attribuiscano la stipsi alla terapia, ok? Quindi volevo chiederti, per esempio, proprio se ci sono alcuni farmaci da evitare, qualcosa hai già detto, però magari se vuoi ribadire quali classi farmacologiche bisogna fare attenzione. Tra i farmaci per il Parkinson, propriamente sappiamo che alcuni dopamina agonisti, soprattutto la roticotina, ha quasi un'azione procinetica, quindi migliora la motilità gastrica e intestinale, così come per il pramipexolo. La levodopa purtroppo ha un'azione, l'abbiamo detto prima, di ritardato svuotamento e di ritardato movimento intestinale, quindi purtroppo la levodopa ha questa duplice azione, ecco perché è importante che transiti quanto più velocemente possibile. Per quanto riguarda altri farmaci, ricordiamo gli antidolorifici, sia quelli farmaci non steroidei, ma anche e soprattutto gli oppioidi. State attenti perché molte volte i nostri pazienti hanno tanto dolore, vanno nei centri del dolore, vengono trattati con farmaci oppiacei e quelli hanno un'azione di stitichezza importantissima, quindi vanno evitati. Gli antidepressivi andrebbero sostituiti o comunque scelto dei farmaci che hanno meno efficacia a livello intestinale e gli anticolinergici, l'abbiamo detto. Ricordiamoci che gli anticolinergici che funzionano benissimo per alcuni dei sintomi del Parkinson hanno non soltanto un'azione di ritardato svuotamento gastrico e di stitichezza, ma ritardano anche la deglutizione, quindi inficiano anche le capacità di deglutizione del paziente. Va bene, invece problemi opposti, farmaci che possano dare dissenteria, mi viene in mente l'entacapones, insomma, cose di questo tipo. Beh, sì, però di solito i pazienti si rendono conto abbastanza facilmente, cioè queste sono cose che, soprattutto la perdita di peso, quando noi prescriviamo farmaci che contengono entacapone, controlliamo sempre che il paziente non perda peso, perché può causare sia la diarrea, ma la diarrea è visibile, il paziente la riferisce immediatamente e noi immediatamente sospendiamo il farmaco. Il problema è il malassorbimento, perché è una cosa che si crea molto lentamente nel tempo. Il paziente molte volte non lo percepisce, non lo riferisce e quindi ci troviamo con pazienti che hanno perso anche 10 kg senza che lo abbiano riferito al proprio neurologo. Quindi questa è una cosa che noi seguiamo sempre con molta attenzione. Sì, effettivamente mi fa venire in mente che questo è un problema comune anche nei pazienti in trattamento con la duodopa, per esempio, la perdita di peso, quindi Sì, anche qui effettivamente assolutamente sì. è da monitorare questo È aspetto. da monitorare, quindi nel momento in cui iniziamo una terapia di questo tipo, noi in genere pesiamo sempre il paziente e le monitoriamo una volta ogni 3 mesi e ci assicuriamo, non appena rileviamo una perdita di peso che il paziente non ha nemmeno, a cui non ha dato importanza, indaghiamo. Allora, senti, c'è una paziente o una delle spettatrici che ci chiede se puoi rimettere le slide, cosa fare per lo stomaco. Forse sì, credo si riferisca La quelle al dieta? mancato svuoto. Ecco, queste cose Queste? qua. Credo di sì. Quindi, ecco, forse la dieta, sì, magari se volevi ripetere effettivamente questa cosa qua. E la stessa Allora, paziente, un'altra paziente chiede anche invece riguardo ai
continui dolori allo stomaco, cosa si può prendere per calmarli? Allora, il dolore allo stomaco è molto difficile, nel senso che la paziente deve riuscire a capire se il dolore allo stomaco le viene soltanto quando è in off, quando è bloccata. In questo caso potrebbe essere un off non motorio, ne ha parlato benissimo la dottoressa Vacca, quindi potrebbe essere un sintomo non motorio che però ci dice che il paziente è bloccato. Ci sono moltissimi pazienti che soffrono di questi dolori addominali e gastrici quando sono in off. In questo caso quello che si può fare è assumere delle formulazioni di levodopa a pronto rilascio, quindi delle formulazioni che fanno effetto in maniera molto rapida, assicurarsi che il paziente passi in on, quindi che la sua situazione motoria migliori e con questo migliora anche il dolore allo stomaco. Se invece il dolore allo stomaco è dovuto da un'eccessiva acidità, da un reflusso gastroesofageo, naturalmente il neurologo dovrà stabilire che tipo di terapia assicurarsi. Quello che si può dire ora è che si può tentare migliorando la dieta e curando l'alimentazione, così come ho detto, e provando con delle tisane che distendano la parete gastrica, come quelle che ho detto prima, e che quindi riducano questa sensazione di dolore. Però va vista la ragione di questo dolore allo stomaco. Va bene, allora invece la persona che chiedeva sullo svuotamento gastrico dice che si riferiva ai farmaci che migliorano la motilità e non è riuscita a scrivere i nomi, per cui magari solo magari ribadire quello dove hai messo la pruca, l'opride e l'altro. Qua. Eccolo qua. Allora, sono il domperidone. Eccola. Quindi il domperidone, che è il Motilium o il Peridon, naturalmente sotto controllo medico sappiamo che il domperidone può ritardare e può allungare un tratto la conduzione cardiaca, quindi prendete questo farmaco sempre dopo averlo detto e co averlo concordato col vostro neurologo o col vostro medico di base. Bene? E la procalopride, che è questo farmaco nuovo che vi dicevo, che funziona molto bene, se ne prendono un milligrammo al giorno, quindi una compressa al giorno, indipendentemente dai pasti e a qualsiasi orario della giornata, e migliora non soltanto lo svuotamento gastrico, ma anche la motilità intestinale, quindi agisce anche sulla stitichezza. Scusate, bevo un po'. Vanno assolutamente evitati invece gli altri due, come abbiamo detto, il Levopride e il Motilex, perché causano un parkinsonismo da farmaci, quindi è molto importante che non vengano assunti. Senti, Margherita, allora c'è un'altra domanda che è questa. In caso di Parkinson associata a forte depressione d'ansia, con però anche intestino paralizzato, dice, e non è possibile sospenderli, immagino, gli antidepressivi, e dice cosa fare? Allora, forse l'hai già un pochino accennato, forse quali antidepressivi si Sceglieranno può... degli antidepressivi, si sceglieranno degli antidepressivi che sono meno attivi a livello intestinale e gastrico, quindi ci sono delle classi di farmaci che hanno poco azione a livello intestinale, sono quelli di nuova generazione, ad esempio, quindi la duloxetina o la vortioxetina, che è un farmaco proprio appena uscito, quindi ci sono dei farmaci tra gli antidepressivi, ci sono assolutamente dei farmaci che possono essere scelti in tranquillità. Bene, quindi chiaramente si tratta di parlarne con il neurologo che aiuterà. Assolutamente, io non voglio fare nomi perché altrimenti naturalmente se ne deve parlare col neurologo. Va bene, allora aspettiamo ancora un attimo e vediamo se ci sono delle altre domande. Buonasera a tutti, io intanto mi inserisco, innanzitutto mi volevo scusare con tutti quanti, sia con i partecipanti che con i docenti, perché stavamo lì, insomma, tutti contenti, pronti per iniziare il webinar e appena ho cliccato la via trasmissione mi è crollata la connessione internet, quindi per una volta, insomma, è capitata all'Accademia di cadere, tra virgolette. Quindi vi volevo innanzitutto appunto salutare, ringraziare e niente, se non ci sono altre domande, io non so se c'è qualcun altro che sta facendo delle domande, altrimenti, insomma, ci salutiamo qui. A questo punto,
il posto della situazione del dottor Zibetti, quindi io lascio fare lui, che è stato bravissimo, anzi io la ringrazio e complimenti, insomma, per aver aperto benissimo il webinar. Grazie a tutti per avermi chiesto di partecipare e un saluto. Va bene, Perfetto, allora a ringrazio questo tutti. punto. Non ci sono altre domande, quindi grazie molte, dottoressa Torti. Arrivederci Grazie a tutti voi. tutti al prossimo webinar. Buon pomeriggio. Perfetto. Grazie. Grazie mille a tutti, allora, a presto. Arrivederci. Grazie.